Allora, intanto grazie di aver accettato l'invito. Siamo con Nicola Damo e Guido Grillo dell'azienda Helios, due alcamesi doc, due giovani interessanti per idee e per realizzazione delle idee in vigna, ma non soltanto. La prima domanda che vi volevo fare è questa, poi decidete voi a chi risponde. Poteste raccontarci in sintesi, ovviamente non abbiamo molto tempo, qual è la storia della vostra azienda, quando nasce, perché nasce, come vi siete, usando un termine siciliano, incocciati come cuscus. Vado io? Sì. Allora, ciao Francesco, grazie mille per l'invito, grazie a Solo Wine per averci invitato a questa vista e degustazione insieme. Allora, la nostra azienda nasce nel 2015, l'Helios. Quando io e Guido ci troviamo a riflettere su quello che era, diciamo, che sarebbe stato il nostro futuro. Siamo due giovani che all'epoca dovevano decidere se andare a lavorare fuori e continuare a coltivare i sogni di qualcun altro, o rimanere in Sicilia, ritornare in Sicilia, per avviare qualcosa, diciamo, di proprio, un sogno, diciamo, uno di quei sogni che erano nel cassetto, che da sempre volevamo, insomma, realizzare. L'idea era quella di cercare, l'esigenza era quella di valorizzare le aziende agricole dei propri genitori, delle proprie famiglie, che fino ad allora non erano valorizzate in maniera adeguata. E i nostri genitori da sempre sono dei grandi coltivatori di uve, ma non hanno mai vinificato, non hanno mai trasformato le proprie materie prime, che da sempre sono purtroppo vendute, come la maggior parte dei produttori locali, della zona del Trapanese soprattutto, alle grandi cooperative, alle grandi cantine, diciamo, sociali. Per cui assistevamo da anni a questo fenomeno insomma, che vedeva le uve essere vendute per pochissimi soldi per produrre vini da taglio da vendere in Nord Italia o comunque vini, insomma, che sarebbero andati a fine sul, diciamo, sugli scaffali del supermercato veramente per un prezzo abbastanza ridicolo. E noi appassionati di vino, insomma, innamorati della nostra terra, non potevamo, diciamo, rimanere fermi e non far qualcosa. Per cui volevamo cambiare diciamo, i nostri lavori. Io, un consulente informatico che si era stancato, diciamo, della vita dietro un monitor, che si era approcciato alla natura tramite l'apicoltura, e Guido, consulente enologo, che faceva il consulente per altre cantine, per alcune cantine, e facevamo un vino che, insomma, gli dicevano, gli imponevano quasi di fare. Appassionati di vini artigianali, abbiamo deciso di scommettere sulla nostra terra, su noi stessi, e quindi abbiamo cominciato con la prima vendemmia nel 2015 facendo il nostro vino. Siamo partiti con due vini, un Grillo e un Nero d'Avola. L'idea era: noi coltiviamo uve autoctone siciliane, per lo più, abbiamo anche degli internazionali, però da subito abbiamo deciso di valorizzare le nostre uve, diciamo, siciliane. Per cui siamo partiti con il Grillo Nero d'Avola, che meglio rappresentavano, insomma, le nostre aziende agricole, e oggi produciamo quattro vini. Quindi questa, diciamo, è la nostra, diciamo, filosofia. Vinifichiamo le nostre uve soltanto, abbiamo deciso di valorizzare le nostre aziende agricole, arrivando a trasformare le materie prime, quindi producendo, quindi, appunto, un vino che oggi esportiamo fondamentalmente all'estero, per lo più, ma chiaramente anche in Italia. Bene, grazie. Guido diceva giustamente Nicola, siete partiti nel 2015 per dare sfogo a quello che è la vostra creatività, la vostra voglia di riscatto, insomma, per la terra e per la vigna del nostro luogo. Ma cos'è cambiato dal 2015 ad oggi? Cioè, sono state modificate le modalità di gestione della vigna? Avete ripensato l'idea di partenza in modo diverso? Cosa in particolare è cambiato? Ma in realtà in vigna, vabbè, innanzitutto ciao Francesco, grazie per questa opportunità che ci dai tu da Slow Wine. Ma noi siamo partiti da un concetto molto semplice. In campagna i nostri genitori il loro mestiere lo sapevano fare molto bene.
Quindi non è stato un cambiamento radicale, anche perché in campagna già le aziende erano bio. Gli interventi si facevano nei trattamenti di zolfo e rame, da tempo si era abbandonato gli erbicidi, insomma, quindi in realtà già le aziende avevano un'impostazione che a noi piaceva. Il riscatto è stato quello di fare, di chiudere un po', di selezionarci le uve che noi ritenevamo le migliori nelle aziende dei nostri genitori e fare un vino che continuasse questo percorso bio. E in questo caso abbiamo deciso di fare vino naturale. Per naturale si intende vino che non utilizza tutta una serie di coadiuvanti enologici che in un certo qual modo vanno a modificare l'equilibrio naturale del vino. L'unica cosa che noi utilizziamo è una piccola quantità di solfiti nell'ordine di 30 mg per litro, che normalmente metto all'imbottigliamento, che serve per eliminare, insomma, il shock dell'imbottigliamento, quindi quando il vino prende l'ossigeno, tutto è questo, per questo motivo. Cosa dopo 5 anni? Beh, ci siamo accorti che, insomma, cioè, la cosa bella innanzitutto è che dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che beve il nostro vino, e questa è una cosa che quando nessuno credeva in noi e credeva alle nostre idee, ci dicevano tutti vabbè, tanti si sono messi a fare vino ma molti non ci sono riusciti. Ecco, questo dopo 5 anni ci fa capire che abbiamo incominciato un percorso e un buon lavoro. Questa è sicuramente la cosa che ci gratifica di più. Poi il mondo del vino è un mondo dove io credo che il vino è un passepartout per conoscere tutta una serie di persone interessanti, di innovazioni, di gente che la pensa in maniera diversa, e questo sicuramente è un arricchimento personale per noi stessi, ma soprattutto è un arricchimento anche per che fa cambiare il nostro modo di andare in campagna e di vedere le cose. Quello è assolutamente una cosa che secondo me ci ha fatto crescere e ogni anno ci fa crescere, quindi mi ritengo molto soddisfatto, e posso dirlo anche secondo me di Nicola, ci riteniamo entrambi molto soddisfatti di quello che abbiamo pian piano e con molti sacrifici creato fin qui. Ecco. E appunto, infatti parlavate di sacrifici, ovviamente visto che voi mettete le mani in campo e in vigna, è chiaro insomma che i sacrifici li state facendo perché ci credete tanto nel vostro progetto. E appunto volevo prendere la nota che faceva Guido sul fatto che spesso il confronto è con gli altri produttori, insomma andando in giro e confrontandosi. Ma sulla base di questi confronti avete pensato, avete modificato, o pensate di modificare qualcosa nella conduzione, nel modo di fare il vino, nel modo di intenderlo, o no? Allora, noi siamo partiti da un'idea ben precisa: il confronto è fondamentale ovunque, sempre, massima umiltà, cioè qualcuno ti può sempre insegnare qualcosa. Però noi ci siamo fatti una domanda: cos'è che piace a noi? Cioè, quale vino vogliamo fare per noi? Avete anticipato la quinta domanda, va bene. e quindi in realtà da lì è partito tutto un percorso di ricerca su quello che piace a noi e che possiamo fare nel nostro territorio, con le nostre uve. E sicuramente abbiamo aggiunto qualcosa, abbiamo incominciato a impiantare qualcosa che ci piaceva, il Nerello Mascalese nella nostra zona per capire come lo potevamo fare. Quest'anno il Frappato, stiamo valorizzando il Catarratto nella versione macerata, quindi ci allontaniamo dal concetto di Catarratto o Alcamo d'Occo bianco carta che ho sempre odiato. Ecco, stiamo cercando di dimostrare di raccontare noi stessi, semplicemente essendo molto vicino alla tradizione, ma cercando di raccontare tutto questo con i mezzi della comunicazione che oggi ci sono, e cercando di essere figli del nostro tempo
e non fare le cose come faceva mio nonno, il mio trisavolo, mio padre. E il nostro, ecco, mantenendo e cercando di capire perché molte cose a livello tradizionale si facevano, valutare quelle che da un punto di vista di tradizione erano giuste e valide e dargli un'interpretazione nuova. Perfetto, grazie. Ma infatti su questo tema tutti, diciamo, insomma, sanno che Eubus non è soltanto vino, ma è anche qualcos'altro. Nicolo, cosa avete agganciato, insomma, al prodotto vino? Noi al prodotto vino abbiamo unito anche altri due prodotti. Abbiamo affiancato anche il miele e anche l'olio. Diciamo, l'apicoltura non era presente alle nostre aziende prima, diciamo, del nostro arrivo, per cui non appena abbiamo cominciato con il 2015, in realtà già facciamo un po' di apicoltura l'anno di prima e stiamo crescendo, diciamo, ogni anno cresciamo sempre di più anche col miele. E la stessa cosa abbiamo fatto anche con l'olivicoltura. Mentre il processo comunque apicoltura, produzione miele era totalmente nuovo, per cui abbiamo da subito apportato, diciamo, la nostra innovatività, insomma abbiamo da subito impiegato le migliori pratiche, ecco, di produzione. Per quanto riguarda l'olivicoltura abbiamo cercato anche di attuare un processo di cambiamento. Come diceva prima Guido, come dicevi prima tu, in 5 anni sono cambiate. Che cosa è cambiato? È cambiato tantissimo, perché è vero che i nostri genitori erano davvero molto, sono molto bravi nella coltivazione delle vigne, però tante piccole cose, tanti piccoli confronti che anche noi stessi abbiamo avuto non solo con i nostri colleghi ma anche con loro, cioè con i nostri genitori, leggendo, studiando, rimettendo in discussione molte, molte pratiche che erano date così per scontato e fatte in maniera automatica. Se da prima, nei primi anni, si è osservato, diciamo, uno scontro quasi generazionale che è, diciamo, purtroppo connaturato all'essere figlio, quando un figlio dialoga, diciamo, col padre. Diciamo che pian piano si sono sempre convinti, si sono sempre aperti di più anche alla nostra visione, quindi questa è una cosa meravigliosa. E la stessa cosa l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata avanti anche nell'olivicoltura. Cioè l'olivo è considerato, purtroppo in Sicilia, una pianta quasi ornamentale, per cui non bisogna fare la potatura, non c'è bisogno di arare, non c'è bisogno di magari trattare anche semplicemente con terrame o così una volta ogni tanto, e se fa il frutto bene, se non lo fa nulla. E invece non è così, perché l'olivo potrebbe essere benissimo una seconda coltura che potrebbe, diciamo, dare tanto reddito agli agricoltori, se solo ci fosse una maggiore consapevolezza delle potenzialità e di quelle che sono le tecniche da adottare. Se gli olivicoltori del Belice, comunque quelli di Campobello, Castelvetrano, quella zona lì, sono molto bravi a fare olive da mensa, noi non lo siamo altrettanto nella zona di Trapani, gli altri paesi, a fare l'olio d'oliva extravergine, perché non abbiamo le competenze. In tal senso, lo scorso anno, conoscendo anche le nostre lacune e comunque riconoscendo queste lacune, abbiamo cercato di organizzare un corso di olivicoltura, così da diffondere anche un po', diciamo, la conoscenza del nostro territorio. Abbiamo raccolto tantissime adesioni e oggi, diciamo, stiamo andando avanti. Quindi il processo che noi portiamo avanti, come dicevi tu, non è solo un processo unico, ma è un processo a 360 gradi che parte innanzitutto dall'amore e dalla passione che abbiamo noi verso la nostra terra. Cioè noi, veramente, il riscatto nasce dalla voglia di fare qualcosa per cambiare, perché tanta bellezza incompresa o tanta bellezza considerata quasi come scontata da tutti noi. Quando già il primo anno ospitavamo i turisti a fare delle degustazioni in campagna in Contrada Fico, per esempio, che è qui ad Alcamo, un posto per noi comunque comune in cui tutti possiamo andare, turisti americani che gridavano di gioia alla visione, insomma, della vallata, del castello di Calatubo, della costa con gli eucaliptus.
lì ci rendiamo conto, nonostante comunque è evidente, dico che è un bellissimo territorio, ma soltanto in questa occasione possibilmente ti rendi conto che hai veramente un tesoro tra le mani e lo devi valorizzare per, diciamo, per quello che è giusto fare. Per cui, insomma, questo processo di valorizzazione lo stiamo portando avanti con tenacia e pazienza. E ce ne vuole tanta in questo periodo, soprattutto di Covid. Ecco. Bene, grazie. Guido, la domanda che segue è per te, insomma, sei tu, insomma, chi mette le mani, insomma, dall'uva al vino. Come definireste lo stile di vinificazione che adottate e se è cambiato qualcosa in questi anni rispetto all'inizio? Ricordavo poco fa, per esempio, che giustamente ricordava Nicola che eravate partiti dal Nero d'Avola, però poi tu giustamente hai detto che in realtà man mano vi siete spostati fino ad arrivare al Cataratto, insomma, che è la cultiva, insomma, geneticamente e ontologicamente presente nel territorio alcamese da sempre, ma anche l'ultimo arrivato, il Blue Google, Nerello Mascalese, insomma, una versione molto intrigante, interessante, di una bevibilità paurosa, definirei io. Quindi ti dico, qual è lo stile, se è cambiato qualcosa e se intendete cambiare qualcosa in questo stile. Ora, partiamo dalla campagna. Noi nel 2015 riprendiamo le redini delle nostre aziende e dei nostri genitori, che erano già in bio, quindi questo ci stava benissimo, no? Però c'erano diverse varietà, non c'era sia il Grillo, il Nero d'Avola, ma anche degli internazionali. Quindi l'idea è stato quella, il punto da cui partire era valorizzare i vitigni autoctoni siciliani, per un motivo molto semplice: se noi siciliani non siamo i primi a credere nei nostri vitigni, non mi aspetterei dagli altri una cosa del genere. Quindi che cosa abbiamo fatto? Le nostre aziende sono su tre macro aree: una parte in Contrada Fico, una parte a Camporreale, Contrada Val di Bella, una parte in territorio di Monreale, sempre però vicino a Camporreale, diciamo, che è in Contrada Virzì. Tre aziende con tre microclimi diversi, tre aziende dove alcune varietà vengono benissimo, mentre altre magari pagano alcune mancanze. Nel 2015 e comunque negli anni, e abbiamo fatto delle scelte in relazione a abbiamo avuto l'opportunità di sceglierci le migliori espressioni di alcuni vitigni nelle nostre aziende. Quindi abbiamo scelto il Grillo e il Nero d'Avola dell'azienda di Camporreale, di Camporreale di Val di Bella, il Catarratto di Virzì, e poi abbiamo fatto un blend di Grillo, Zibibbo e Catarratto. Provenienti il Catarratto da Virzì, lo Zibibbo e il Grillo dalla Fico, da Contrada Fico vicino Alcamo, e il blend nasce dall'idea proprio da questo fatto che ad alcune varietà dal mio punto di vista mancava qualcosa, quindi messe assieme potevano dare una completezza al vino che noi avevamo in mente. Un'altra cosa per quanto riguarda lo stile di vino, io mi definisco un produttore non interventista, cioè io cerco di avere il vino in vigna e questo è fondamentale, in questo concetto è fondamentale il punto di raccolta, perché se tu lavori bene in vigneto, scegli il giusto punto di raccolta, in cantina devi solo esclusivamente seguire un processo, non intervenire, quindi devi seguire delle fermentazioni, devi andare a fare il travaso, la spezzatura, eccetera. Non vado a fare più l'enologo, quindi a creare un vino in cantina, perché me lo sono già creato in campo. E la cosa più bella è che quando non vai a intervenire su quell'equilibrio naturale, il vino ti dà molto di più, cioè è molto più autentico, è molto più vero. Sì, credo che lo stile sia proprio questo, quello di cercare di non intervenire.
E questo è quello che poi per molti è la filosofia del vino naturale, quindi un vino più digeribile, un vino che comunque è molto piacevole, molto spesso non crea nessun tipo di problema alle persone che possono essere sensibili ai solfiti o a tutta una serie di altri prodotti. Ci rende fedele a quel concetto di vino pre-chimica in cantina e in campagna, quindi il vino senza i prodotti enologici si può fare, il vino senza chimica di sintesi, l'uva senza chimica di sintesi si può fare. Sicuramente dobbiamo ammettere una cosa, è la strada più difficile, certo. Perché bisogna campagna, bisogna andare in alcuni momenti 2-3 volte, io agosto lo passo a fare i campionamenti, mentre prima magari era molto più semplice quando facevo il consulente, magari anche a telefono in un modo o nell'altro lo sistemavo il vino, mentre ora no. E questo non è di, come dire, certe volte poi si pensa che sia una questione anche il vino naturale modaiolo, una questione modaiola, no, queste sono delle, è un'idea di vino che ci siamo imposti, che vogliamo realizzare, e noi lo facciamo in questo modo. Poi i nostri, non pretendiamo chiaramente di piacere a tutti, i nostri vini possono piacere o non possono piacere, ma sicuramente sono quelli che rappresentano noi stessi, in un certo qual modo ci rappresentano. E questo secondo il nostro stile, ecco, di fare le cose. Grazie Guido. Nicola, sempre sul vino, io non la faccio a Guido, insomma, perché lui, diciamo, è parte attiva, diciamo, nella trasformazione più di te, no? Che tu non sei parte attiva, tu, insomma, ci metti in questo caso più anima, pensiera, testo, lui mette proprio le mani al capire, insomma, come regolare. E a questo punto dico, per te, quali sono le qualità che ti aspetti di trovare nei vostri vini? Cioè, quando prima di stappare un vino, come ti immagini, cosa ti immagini che quel vino deve avere per rappresentarvi? Innanzitutto piacevolezza, che è quello che, diciamo, noi, io, cioè Guido, cerchiamo in un vino, al di là dalle caratteristiche tecniche, dalla parte tannica, l'ottima acidità e i descrittori organolettici, piacevolezza. C'è la capacità che è per noi quella capacità che ha un vino di far scaturire in colui che lo beve delle emozioni di serenità, di allegria, di giovialità. Quella è fondamentalmente il parametro che noi cerchiamo comunque, diciamo, nei nostri vini. Ecco, il vino deve essere, ci deve piacere tanto. Tanto da emozionarti per l'idea che tu sei riuscito a portare, diciamo, quell'uva su quel tavolo e dopo 2, 3, 4 anni avrai la possibilità, diciamo, di berla sempre ed emozionarti. In grado di trasmetterti un messaggio o comunque un ricordo anche di un momento specifico di quell'annata, di un aneddoto e quant'altro. Poi, come poi quello che io cerco personalmente è la bevibilità. Cioè, un vino deve essere bello da bere, si deve far apprezzare senza usare troppo la testa, ecco, in maniera quasi istintiva. E quello per me, queste sono, diciamo, le due caratteristiche fondamentali. Piacevolezza e bevibilità ci devono sempre essere. Poi, chiaramente, un vino non deve essere... se un vino è piacevole e bevibile, non è detto che sia non banale, per cui essere anche non banale, cioè essere, devi anche percepire che c'è un concetto dietro quel vino, quindi riesci a percepire magari quell'uva, quella varietà, quel territorio, insomma è tutto un turbinio in realtà, diciamo, di emozioni e sensazioni che non è neanche facile da descrivere, come invece ci volevano fare credere, insomma, alcune scuole di degustatori, ecco. Quindi è emozione, ecco, quello è quello che è. Certo, quindi come dici tu, un vino che deve avere grande bevibilità, grande piacevolezza, ma non deve essere sempre uguale a se stesso, nel senso che negli anni deve seguire un percorso
poi può piacere o non può piacere quel percorso, può farlo bene o non può farlo bene quel percorso, ma in ogni caso deve rappresentare quell'identità da cui insomma è nato. Per te, Guido, invece? Io sono convinto che il vino è uno strumento. Uno strumento per raccontare un'idea. Ci sono vini fatti, vini che hanno un'idea, e ci sono tanti altri vini che non hanno un'idea. Prendo spunto dalla parola variabilità. Il nostro vino non è ogni anno uguale, perché ogni anno le annate sono diverse. Sicuramente c'è un filo conduttore, perché se fai il grillo nello stesso appezzamento, la materia prima è uguale, però le annate sono diverse e noi siamo tranquillamente, come dire, non ho l'angoscia che il vino cambia, è così, è una cosa che fa parte, così come cambiamo noi, crescendo ogni anno, ogni giorno, anche il vino cambia, anche le annate sono diverse, quindi il cambiamento fa parte di noi e questa è una cosa che in fondo va con un po' la scuola enologica che spesso ti diceva di fare vini sempre uguali in annate diverse. E, inoltre, io secondo me, in fondo, io credo che un vino, indipendentemente poi da tutto, ti deve piacere. È un po' come quando entri in un... in una stanza dove ci sono delle donne, come fai a capire? Ne guardi una e ti colpisce, ti piace, poi incominci a domandare chi è, da dove viene, eccetera, ma la cosa, il primo impatto è fondamentale, il primo sorso è fondamentale, il secondo, eccetera, proprio quell'emozione, quella piacevolezza, tu dici mi piace, poi lo spieghiamo. Ma la cosa principale è quella, il vino è fatto per essere bevuto, il vino è fatto, è un prodotto conviviale, il vino è uno strumento che poi ti può portare, che può portare su tutta una serie di valori sono fondamentali, ma sicuramente il primo approccio molto spesso a un vino è questo, tutti siamo in condizioni di bere vino, il problema è che spesso gente e delle persone hanno bevuto dei vinacci e sapendone parlare, no? Parlando di tannini, antociani, parlando di tutta una serie di cose, però poi magari si perdono nel fatto che quel prodotto non gli piaceva. Sì, bene, ne abbiamo parlato benissimo, eccetera. Mentre puntiamo a fare qualcosa che ci piace e se ci riusciamo, ecco che con quel vino trasmettiamo le nostre idee, quindi di rispetto per la natura, territorio e tutto quello che vogliamo. Ma sicuramente una cosa a cui tengo, ma il primo io da consumatore, molto spesso io mi faccio consumatore, anche perché lo sono un consumatore, non bevo solamente i miei vini, ma bevo anche i vini degli altri, molto spesso io non voglio sapere niente, mi assaggio i vini, dico mi piace, in relazione al mio palato, alle mie sensazioni, eccetera. Una volta che mi piace, poi mi informo, poi lo percepisco. Noi partiamo dal presupposto che negli anni il Nero d'Avola in giro per il mondo era stato veramente bistrattato perché era fatto un vino molto pesante, strutturato, eccetera, che la gente non voleva. Ogni volta che noi abbiamo fatto, quando noi abbiamo cominciato a fare il Nero d'Avola più facile da bere tra virgolette, molto spesso non riconoscevano il Nero d'Avola nel nostro Nero d'Avola e quando rimaneva stupito diceva sì, ma questo è buono, come se avessero sempre bevuto dei Nero d'Avola che magari prendevano tutti i premi del mondo, Parker li consigliava, eccetera, ti sapevano descrivere benissimo quel Nero d'Avola, però molto spesso al primo mezzo bicchiere si fermavano. Ecco, no, ricominciamo a bere vini, i vini devono essere dissetanti, ci devono piacere, eccetera, e poi capiamo cosa c'è dietro quel vino, le facce dei produttori, perché lo fanno, se c'è un'idea, se è questa idea si viene trasmessa con tutti i prodotti dell'azienda, perché
Eppure questo è importante. Noi cerchiamo di fare, abbiamo cercato di fare dei prodotti che ogni prodotto racconta, ci permette di raccontare qualcosa. E poi tutti raccontano la nostra azienda. Io ci sono tante altre aziende che fanno questo tipo di ragionamento, e secondo me quello è quello fondamentale che ti permette di crearti un'identità, perché ci sono migliaia di aziende di vino, ma quante aziende hanno una vera e propria identità e non si lasciano semplicemente, come dire, far corteggiare esclusivamente dal mercato? Noi siamo partiti con l'idea: bene, cerchiamo di fare qualcosa che piace a noi. Noi siamo i primi consumatori dei nostri vini, però riempiamolo di significato su quello che pensiamo, il nostro modo di vedere le cose, il cercare di avere rispetto per la nostra terra e raccontare la nostra terra con la bellezza. Cioè, fin quando la bellezza rimane confinata nel nostro piccolo, fin quando, se noi non siamo bravi a divulgare la bellezza del nostro territorio, e in questo caso il vino è uno strumento, perché quando dici che quel vino viene da Alcamo, qualcuno andrà a cercare Alcamo dove si trova e che c'è ad Alcamo, e magari ti viene a trovare. E cos'è? Se riusciamo a fare questo, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di assolutamente positivo per noi e per anche la comunità. Ecco che il concetto di terroir allargato non solo al cru, all'appezzamento, ma proprio al territorio dove insiste l'azienda, secondo me ha un senso. Okay. Molto chiaro, grazie. Nicola, i progetti per nuovi che state avviando, che avete già avviato, che avete intenzione di avviare, che vi piacerebbe avviare? Ma come tu ben sai, abbiamo una nuova etichetta che sta, insomma, che uscirà, che è un cataratto macerato in purezza, della zona di Virzì, che è una zona molto 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 bella. Ed è un macerato che ancora ci mancava in purezza, perché l'altro macerato è un blend di Cataratto, Grillo e Zibibbo. E poi c'erano, diciamo, vari progetti in cantiere. Diciamo, allora, Guido, allora, abbiamo pensato il frappato per conoscere la sua espressione a Monreale, anche dopo aver pensato il Nello Mascalese, di cui conosciamo l'espressione adesso grazie a Guglu. Ma chiaramente anche questa espressione di Nello Mascalese sta cambiando, la stiamo osservando, la stiamo studiando, perché la vigna sta crescendo, per cui probabilmente non ci fermeremo al glu-glu come vinificazione della mascherese in purezza, però è tutto da valutare, ecco, perché la vigna, insomma, deve crescere, dobbiamo fare varie sperimentazioni. E poi niente, beh, in quest'annata, diciamo, sarebbe stato un anno di crescita ulteriore, magari con qualche investimento. Però ci fermiamo, diciamo, temporaneamente, rinviando, insomma, all'anno prossimo gli investimenti, ecco, perché bisogna essere un po' più cauti, ecco, quest'anno. Quindi abbiamo già tante novità, ecco, quella, diciamo, del frappato, del cataratto macerato, sono delle belle novità, diciamo, che non vediamo l'ora che tante persone ci dicano cosa pensano, diciamo, del cataratto macerato, ecco. E di sperimentare nella prossima vendemmia invece altre espressioni di Nello Mascalese e qualche altro blend. Guido, invece, da dove nasce? Cioè, giustamente l'origine della vostra azienda è evidente, insomma, territorio, storia familiare, vigna, bellezza della natura, tutte cose buone e giuste e molto interessanti. Però vedo che siete partiti ovviamente dagli autoctoni, siete arrivati quest'anno col Cataratto, diciamo, l'autoctono per eccellenza per la nostra zona, ma nel frattempo avete fatto una virata verso il Nello Mascalese, ora, come diceva Nicola, anche sul frappato. Ma immagino che non cambia di una virgola l'approccio, insomma, al vino, no? No, l'approccio al vino è sempre uguale, è solo che in campagna
negli ultimi 20 anni spesso si sono piantati dei vitigni internazionali che provenienti dalla Francia, dalla Germania, penso al Müller Thurgau, e mentre nella nostra zona i vitigni che erano a Catania o a Vittoria, no, quelli erano troppo vicini per essere piantati. Ecco che il mondo degli autoctoni siciliani è ampio e quindi ogni autoctono siciliano rispetto al territorio dove è piantato ha delle espressioni diverse. E siccome noi non abbiamo una storia di questi vitigni dalle nostre parti, oppure è una storia molto breve e recente, ecco che abbiamo deciso nelle nostre aziende, nei terreni che erano liberi, quello di incominciare a piantare sempre degli autoctoni di zone diverse per capirne le potenzialità nel nostro territorio. Quello che dico sempre io è che il nostro Nereldo Mascalese non vuole fare da concorrente al Nereldo Mascalese dell'Etna, non è per quello che, anzi figurati nel Rosso Glu-Glu nemmeno lo menziono il fatto che sia Nereldo Mascalese, non mi interessa una questione commerciale, è proprio capire se il frappato che si fa a Vittoria e il frappato che si fa a Virzia hanno qualcosa in comune, sono diverse, hanno delle espressioni diverse, o seguono o la varietà del vitigno è così forte che permette di avere un qualcosa in comune. Può anche darsi che il Nereldo Mascalese del frappato alle nostre zone può venire anche meglio, chi lo sa, lo dobbiamo scoprire, no? La ricerca è questo. Certo. Bene, io vi ringrazio per questa bellissima discussione, questo incontro virtuale, diciamo, molto piacevole ovviamente, insomma, con voi lo è sempre. Speriamo di rivederci presto e speriamo, insomma, di bere insieme, insomma, i nuovi vini, anche se me li avete consegnati, già sono particolarmente interessanti, ma la visita è insostituibile, come voi sapete, per noi di Slow Wine. Grazie ancora e a presto. Grazie mille a te, grazie mille a Slow Wine, speriamo che di rivederci presto e di ritornare a fare le nostre bevute in campagna in maniera tranquilla, serena e rilassata, e soprattutto a guardarci negli occhi. Tutto il gesto. Grazie Francesco, grazie a voi. Buona serata, ciao, a presto. Ciao, buona serata.